Finalmente riesco a registrare il video della Scrollbox di novembre. Dico finalmente perché praticamente tra poco arriverà quella di dicembre e io ancora devo fare questo video. Ok, che non mi corre dietro nessuno, però mi piace farlo, è comunque un impegno mensile che mi sono presa per me e quindi se poi non riesco mi dispiace. Prima di vedere qual è la mia opera d'arte realizzata con i prodotti della Scrollbox e prima quindi di farvi vedere cosa contiene, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, attivando quindi anche la campanella per le notifiche, e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate il link sotto perché lì posto praticamente tutti i giorni. E niente, che dire, la Scrollbox di novembre è stata un po' così, ma soprattutto mi sono vista arrivare una mail in cui spiegavano in inglese che un prodotto contenuto all'interno della box di fatto non era rotto, ma era proprio fatto così, e spiegavano appunto come utilizzarlo. E quindi niente, ora vi faccio vedere. Diciamo che non è proprio la Scrollbox dei miei sogni, però ce la facciamo piacere. L'unica cosa, il dolcetto di questo mese praticamente non c'è, perché era praticamente una semplicissima caramellina gialla rotonda al limone contenuta in questa carta anonima senza marca che io ho subito prontamente mangiato. E quindi niente, andiamo a vedere che cosa contiene la Scrollbox. Ok, questa è la solita scatolina che arriva tutti i mesi e io purtroppo non riesco mai a farvi l'unboxing perché preferisco parlarvene dopo averla utilizzata e di dirvi quindi le mie prime impressioni. Come tutti i mesi c'è l'artista del mese che ha realizzato un disegno con il tema del mensile della box e utilizzando appunto gli strumenti all'interno della box. Questo mese è Riso-chan e diciamo che gli strumenti contenuti in questa box e quindi anche un po' lo stile di disegno non sono proprio il mio genere, perché appunto come vedete è difficile fare delle linee precise, comunque anche dei contorni, e io adorando il disegno manga diciamo non è che mi ci ritrovo molto in questo stile, comunque ci ho provato. Prima di farvi vedere il mio disegno vi faccio vedere come al solito la cartolina che c'è all'interno, in cui ci dice che novembre è appunto la box di novembre. Questo mese vi forniamo di strumenti e ispirazione per esplorare il mondo, praticamente la pittura gouache, quindi quella ad olio. Quindi ci sono degli strumenti a base di acqua che è un po' come un miscuglio di acquerelli e acrilici, e queste pitture, queste tempere insomma, danno un finish matte e liscio e sono molto più opache rispetto ai normali acquerelli. Quindi usa queste tempere, quindi queste pitture, in un modo diciamo un pochino più anche spesso di come faresti normalmente appunto con gli acquerelli, e prova con le mani a creare un ritratto che sia comunque emozionale, comunque che esprima qualcosa. E usa quindi l'ispirazione anche che ci dà l'artista del mese per appunto pitturare, per fare comunque dei tocchi molto diciamo audaci anche di pittura, e di creare quindi strati di texture. E chi deciderai ritrarre e quale emozione proverai appunto a realizzare? Perché infatti la challenge del mese è Phase of Emotion, e quindi insomma realizzare un ritratto che esprima un sentimento.
E quindi prima di arrivare al gouache, quindi alle pitture queste, che sono appunto questi qua, io direi di passare alle cosine quelle più normali, che sono queste. Allora, togliamo innanzitutto questo. Allora, abbiamo l'immancabile gomma, l'immancabile matita, poi abbiamo questo strumento che tutti pensavano fosse rotto e l'adesivo del mese, che appunto è ispirato ai colori ad olio. Quindi iniziamo da questo strumento che tutti pensavano fosse rotto, perché come vedete ha questa punta fatta in questo modo e potrebbe sembrare rotto, ma in realtà è un pennellino che si compone in questo modo e quindi è tipo un pennello portatile, quindi da una parte è anche comodo. Questo è il Royal Talents Van Gogh 191 Series Brush. Van Gogh Brushes, quindi i pennelli Van Gogh, sono fatti con la massima cura e un attimo, perché io ho tradotto delle parole, e in modo artigiano, quindi artigianalmente. Questa serie 191, e questo in particolare è il numero, come vedete, 6, numero 6, è un pennello tondo fatto con con delle setole sintetiche di grande qualità color oro, e la, diciamo, tip, quindi la punta, è quindi questa appunto fatta così che sembra rotta, è ideale per creare dei dettagli particolari, ma con una piccola pressione si possono appunto creare invece delle, diciamo, pennellate un pochino più forti. Le setole flessibili e forti lo rendono appunto anche resistente da usare, e quindi, diciamo, è un pennello versatile per ogni tipo di uso, ed è inoltre disegnato con una non mi viene la parola, insomma, con questi, diciamo, peletti molto fitti, molto densi, di modo che può, diciamo, trattenere una grande quantità di pittura. Quindi questo lo rende lo strumento ideale per la pittura gouache, quindi ad olio e watercolor. Poi, come al solito, abbiamo l'immancabile matita e l'immancabile gomma, che c'è in ogni box. Però io capisco che chi magari prende la box per la prima volta, ovviamente, e deve utilizzare tutto quello che trova all'interno per disegnare, ha bisogno della gomma e della matita. Però capite bene che io a fine anno mi ritrovo con 12 matite e 12 gomme. Ok, passiamo alla matita. Questa è la Lira Robinson 3B Pencil, quindi matita 3B. Allora, questa è una matita fatta con una qualità eccezionale, perché ogni volta poi le descrizioni delle matite e delle gomme sono proprio stratosferiche, di grande qualità appunto di legno, e la mina è anche appunto una mina di grande qualità. Queste matite sono diventate molto presto un prodotto molto famoso per disegnare, proprio grazie a questa loro grande qualità nella, appunto, creazione, e sono affidabili. Hanno un, diciamo, aspetto semplice, comunque intelligente, insomma, come, diciamo, strumento da disegno. Hanno questo colore blu glossoso, questa colorazione appunto blu glossosa, e hanno l'estremità, insomma la scritta comunque fatta appunto di questo oro,
E comunque mi sono persa, ok. E hanno appunto questa appunto scritta d'oro in rilievo, ok, anche l'allarme, benissimo. Quindi sicuramente questa aggiunge un valore alla vostra collezione di matite, e la sua morbidezza all'interno, la mina appunto morbida all'interno, gli fornisce anche un tratto nero carino, insomma delicato. Ok, poi passiamo alla gomma. La gomma è la Kum Natural Eraser. Questa gomma di alta qualità, ma comunque semplice, può eliminare la maggior parte appunto delle linee di matita senza creare però le sfumature, cioè le, come si dice, le sbavature. Ed è vero, cancella bene e non crea sbavature, e quindi neanche le macchie, o comunque non danneggia il foglio. Ed è fatta di grande qualità di materiali, che sono comunque però leggeri e delicati, e quindi garantiscono che non ci sono neanche appunto problemi sulla carta, quindi non rovina la carta. È molto versatile e può essere utilizzata su diversi tipi di superfici, come appunto la carta, il cartoncino, addirittura anche il legno. Questa gomma da cancellare Kum è inoltre fatta di materiali naturali, e quindi è senza PVC, latex, lattice quindi, e fralati. Ok, poi passiamo alla carta. Di carta abbiamo due cartoncini, qui c'è il mio disegno, quindi ve lo faccio vedere dopo. Qui abbiamo quindi due cartoncini, e questi sono il Bockingford CP Watercolor Paper da 220 grammi, quindi sono adatti appunto agli acquerelli. Questa appunto è una carta molto famosa per appunto gli acquerelli, che è molto assorbente, ha una texture molto bella e anche al tatto è piacevole, insomma. Ed è da tradizione fatta alla pressa, insomma, di San Cuthbert's, e quindi si utilizza una cellulosa alfa di grande qualità. Inoltre è una superficie che trattiene molto il colore, e quindi cattura appunto i colori, e quindi questo appunto è possibile utilizzando proprio dei feltri di lana naturali, che danno appunto alla carta appunto questa texture che ha, perché è una texture appunto molto granellosa, e che comunque permette appunto di utilizzare questi colori trattenendoli. Ok, e poi passiamo al gouache, e questi sono proprio gli Aqua Fine Gouache, e sono un set da 6. Allora, questi sono i Daler Rowney Aqua Fine Gouache. Allora, e sono questi. Devo dire che sono anche confezionati bene, e abbiamo il blu cobalto, poi abbiamo l'Alizarin Crimson Hue, comunque questo colore rosso, poi abbiamo il giallo, il nero, il color carne praticamente, pink, infatti è portrait pink, e il bianco, che fa sempre comodo insieme al nero per creare diverse tonalità di uno stesso colore. Allora, questo pack di colori è un set base ideale
per introdurvi appunto in questo ambito della pittura con questi appunto gouache, quindi con i colori ad olio. Questi colori sono fatti di selezionando appunto dei pigmenti di grande qualità, mixati alla perfezione, in modo appunto da offrire grandi risultati e anche controllo. Questi colori molto ricchi hanno una bella pigmentazione e anche ottime qualità, che producono appunto delle dei tratti belli e delicati. Queste pitture sono, diciamo, una combinazione di un uso, diciamo, moderno di watercolor, quindi di acquerelli, con però anche quegli elementi, diciamo, tradizionali tipici di quando si usano questi appunto a colori appunto ad olio. E comunque questo, diciamo, mix, questo range permette comunque di creare appunto diversi mix di colori e di utilizzarli anche insieme ad altri strumenti moderni di disegno, ma anche utilizzandoli per le tecniche tradizionali. Ok, e questo praticamente è il disegnino che ho fatto io. Allora, ho cercato comunque di stare un po' sul mio e quindi di disegnare un manga, però ecco, il mio dramma essenzialmente è che non si riescono a fare grandi linee di contorno, e io ho utilizzato sì la matita, ma insomma non è la stessa cosa. E quindi niente, ho creato appunto questo. Allora, che dire di questi colori? Allora, come vedete, veramente sono molto molto densi, anche utilizzandoli con diluendoli appunto con un po' di acqua, hanno comunque sempre questa consistenza molto densa. E quindi sì, io ho cercato di mischiare per esempio anche questo rosa con il bianco, ma non riuscivo a creare un grande colore chiaro, e quindi non lo so. Ho provato anche ad utilizzare questa punta del pennellino, ma non riuscivo a fare comunque dei tratti, ma probabilmente proprio anche perché è la prima volta proprio che io utilizzo questo tipo di colori, e quindi diciamo sono soddisfatta del risultato, perché poteva andare peggio. Più o meno si capisce che cosa io volessi disegnare, però insomma, ecco, diciamo non è proprio il mio tipo di strumento da disegno ideale. Ho cercato un po' di creare un po' di ombre con la matita, ma insomma non è proprio il mio disegno più bello. Quindi fatemi sapere se vi piace il disegno che ho fatto, e considerando appunto che è il mio primo tentativo con i colori ad olio, se vi piace questa scroll box, se anche voi siete abbonati. E noi niente, ci vediamo al prossimo video, e ciao!